l'eternità è difficile, basta non pensarci più e vivere e chiedersi che senso ha. Inutile se un giorno tutto questo finirà, ritrovare un senso a questo assurdo controsenso è solamente la più stupida follia. E non ci penso più, mi sento bene, guardo una serie alla TV, mi sento bene, leggo un giornale, mi staglio al mare, prendo la mia vita come viene. Se non ci penso più, mi sento bene. Cosa ne sarà dei tanti giuramenti? Felicità, mi piace tanto. Tra l'altro so che inizi questo tour, una nuova Rosarba nei club. Sì. A partire da fine adesso. Sì, praticamente faremo la data zero il 24 e poi partiremo il 26 da Perugia. Stai proprio bene, guarda. Sono felice. Sei proprio felice, si vede. Allora, come ti è sembrata Tecla? Ha una voce di miele. Una voce di miele. Ed ha una dolcezza, un'intensità. Sembra una piccola Audrey Hepburn. E mi ha dato tantissima energia. È sempre bellissimo confrontarsi con i giovani che hanno i sogni vivi, ancora frizzantini. Io sono un po' vecchietta, però. Mi piace tanto, Risa, perché non è mai banale. Ha detto due cose vere. Un po' Audrey Hepburn, un po' miele. Belen, sei d'accordo? Io
Io penso che Tecla a questo punto sia pronta veramente per doppiare tutti i film americani della Disney. Quindi di una precisione è difficile confrontarsi con Arisa. Io penso che di fianco ad Arisa tutti siano stonati, cioè non ce n'è uno che si salva. È vero. Hai tenuto botta, non si può dire, ma te lo dico. L'ha detto invece, perché è giusto che Amanda... Ma cantare con Arisa deve essere molto difficile, perché Arisa ha una voce meravigliosa, devo dire. E devo dire che Tecla se l'è cavata benissimo, mi è piaciuto tantissimo, sai? È la prima, non so perché, sono 5 settimane che la vedo, però stasera veramente la trovo stupenda. Rocco, ti vedo pensieroso, sei lì così... A parte la simpatia che provo per il pezzo in questione, che quest'anno mi è piaciuto tanto. Bello, vero? Bello, da una bella, quando meno te l'aspetti parte con una bella botta di energia. Ti ho dato un voto altissimo perché mi sei piaciuta, mi piace la tua classe, il tuo essere introversa. Se posso solo darti un piccolo consiglio, accetto, io sono l'ultimo che può darti consigli nella vita, però te lo do lo stesso. Hai fatto tutta l'esibizione guardando negli occhi Arisa, come se volessi convincere un po' lei di questa esibizione. Ti consiglierei magari di guardare anche il pubblico negli occhi, perché è il pubblico che secondo me devi coinvolgere. Tu hai tutte le carte in regola per farlo. Prenditi il palco, sei padrona della tua esibizione, guarda nel pubblico. Poi per il resto, perfetta, voto altissimo. Vai avanti. Ti ricordo che ha sempre 15 anni, eh? Cioè, è una ragazzina. Baby Kay. Beh, io mi sono dichiarata già la scorsa settimana, mi sembra evidente, insomma, Tecla è probabilmente la mia preferita, ma questa sera è anche tutto da vedere, perché alla fine abbiamo capito quanto pesa anche il voto da casa. Io, come dire, Arisa è un usignolo. Ed è anche molto intensa, però sa portare anche l'intensità sul palco. Tecla, non so, li ho visti molto affini insieme, erano veramente molto perfette, molto, sì, molto giusto, proprio la combinazione è stata molto giusta. Vandelli, cosa dici, Maurizio? Guarda, all'inizio Arisa, secondo me, parlando di Tecla, ha fatto quasi un'autocritica, perché chiudendo gli occhi non riuscivo a capire chi cantava delle due. Era incredibile come eravate in sintonia. Quindi anche per me Tecla è una che ha un futuro sicuramente in questo mestiere. Siete tutti d'accordo, mi sembra di capire, anche Rita, anche Giovanni, anche Angela. Devo dire un plebiscito per questo anche abbinamento, per questa canzone e per Tecla. Allora andiamo a vedere i voti a questo punto. Se tanto mi dà tanto, i voti dovrebbero essere altissimi. E infatti Amanda Lear da 10, anche Angelo Baiguini 8, 9, 9, 9. L'unico che dà 6 è Enrico Ruggeri. Allora, perché Enrico? Intanto 6 è un bel voto. Cioè, sì, io in greco scritto il 6 l'ho preso 4 volte in 5 anni di liceo. Capo primo. Secondo, anch'io ho notato quello che diceva Rocco, ci devi sfidare un po' di più, ci devi guardare in faccia un po' di più, perché è un po' dilettantistico guardare da una parte del palco e non in faccia, non tanto noi che diamo dei voti che non avranno grande influenza su tutta la tua vita, però in generale come atteggiamento... Cioè, precisiamo che non è una critica assolutamente, no, perché da questo si evince il tuo essere introversa, anche che è una cosa da apprezzare al giorno d'oggi, no? Però semplicemente è poi una sicurezza che c'è, ti verrà spontanea. Vuoi dire qualcosa avanti, a questo, questo riguardo? Avete ragione, è vero, non ho guardato molto il pubblico, è perché è un duetto, un sacco di feeling con Arisa. È un duetto. Io anche volevo dire questo, che noi ci siamo veramente perse entrambe negli occhi dell'altra ed è stato meraviglioso. Sì, esatto, quindi è un Raul, è per il Rapide Show. No, io non sono d'accordo, Raul, caro amico Ruggeri. No, volevo dire, Raul, se fossero stati gli occhi di Raul Bova sarebbe stato ancora meglio, no? Nel senso. No, però. No, ti ringrazio, però io invece volevo dire, a parte che Arisa, complimenti, io non ti ho mai sentito cantare dal vivo. Sono rimasto senza parole, complimenti. Grazie, veramente. E Tecla, la cosa che dite è forse vera,
però io l'ho trovata come una cosa in più, cioè ha una bontà che pochi artisti hanno, cioè tendono sempre ad avere il palco, a convincere, a stare lì. Lei è buona, è una persona per bene, è una persona che comunque è rimasta affascinata da una cantante come Arisa, non ha voluto conquistare il palco, l'ha rispettata e l'ha in qualche modo portata avanti. Allora, grazie Arisa, grazie molte, ti lascio salutare Tecla. Grazie, grazie. Grazie cara. Mille. Grazie a presto, Arisa. Buona serata a tutti, prego, grazie. Tecla. Grazie mille, ciao.